Nick, ho conosciuto il tuo lavoro qualche anno, so come lavori, ho visto la nascita della nuova sede di X-Office con un importante spazio esterno. Sono molto curioso di capire come dall'ufficio, dall'interno e dai tanti lavori che fai e che segui, puoi declinare una tua nuova visione, che poi magari non è nuova, che è ancestrale, rispetto allo spazio outdoor, cioè come lo vedi il luogo di progettazione all'esterno in questo periodo dove l'esterno sta assumendo vieppiù importanza anche nel mondo del lavoro? Diciamo lo spazio esterno inizia a diventare fondamentale proprio come polmone per poter dare nuova linfa agli spazi lavorativi. Gli spazi lavorativi esterni con Corradi, ad esempio, da noi abbiamo montato una struttura meravigliosa e noi quest'estate, già giugno e luglio, l'abbiamo sfruttata completamente fuori, andando a lavorare fuori, sfruttando gli spazi esterni e potendo ampliare le nostre aree di lavoro, proprio in virtù del Covid, no? Che avanza. Senti, poi succede che ci sono delle icone, no? Nella storia dell'arredo e anche dell'outdoor, per esempio la vela retratti del Boma, un brevetto che Corradi ha da tantissimi anni. Meraviglioso. Ma tutto quello che è mobilità, perché anche le pergole hanno queste lamelle che si orientano, si chiudono, quindi il discorso della flessibilità e del movimento è presente, è nel DNA dell'azienda, ma lo è anche, tu sei un esperto di ufficio, anche di mondo ufficio, no? Di mobili, panche, sedie, scrivanie trasformabili, componibili. Quindi questa e poi sei anche un grande sportivo. Questa cosa del movimento nell'outdoor, come la vedi nel futuro? Cioè dovremmo correre? Guarda, io per tanti anni ho fatto barca a vela. Vedi, quindi sei per cui questo sistema nautico è una cosa che appena l'ho visto mi ha proprio affascinato. Ho detto, ma guarda che meraviglia di sistema, sembra di stare in barca. E anche il discorso delle lamelle di cui parlavi, certo. È un discorso di movimento, perché la luce penetra all'interno degli spazi, c'hai varie tipologie di luce, l'aria, di ombre, in base a come lo fai, in base a come li regoli, certo. Una cosa molto molto bella. E come lo declini, nel senso che tu hai appunto un luogo, un jungle office, perché poi il verde è molto presente, lo racconterai. Chi arriva e vede questa nuova presenza, abituato a vedere le tue scrivanie, le tue sedie, i tuoi mobili e le tue opere d'arte? Mi è capitato più di una volta che clienti arrivassero e quello che ha colpito molto è stato la vela. Certo. La vela, questa struttura, la guardano, dicono, ma cos'è? Cosa non è? Poi quando la vedono, la vogliono. Quando la vedono aprirsi, chiudere, l'anemometro, cioè un prodotto veramente, veramente azzeccato, veramente centrato, e mi piace molto. Un'ultima domanda prima di ripassare al verde, che poi era la chiusura che avevamo previsto, che ho previsto, perché poi alla fine non abbiamo parlato. Ho parlato di icone, di arredi. Credo che l'outdoor, sì, ultimamente molte aziende fanno dei bei mobili per esterno, però credo anche che sia bello portare dei mobili pensati per l'interno in esterno. Tu che sei un esperto di queste icone, come vedi questa transumanza? Guarda, il prodotto nuovo di Corradi che ho visto ti permette molto di utilizzare i prodotti da interno all'interno di ambiti esterni, certo. Del cubo che è stato del guscio, bagno, no? La cucina, certo. È bellissimo. No, è vero, no? Cioè, questi ambienti che sono completamente. Però anche senza scherzare, anche una cucina inserita all'interno di un ambito. Cucina open air. Sì, è quello che a me piacerebbe poter avere, il mio sogno nel cassetto è avere un cubo esterno all'interno di una foresta o riva al mare. D'acciaio. Tutto vetri, tutto visibile, tutto trasparente. Senti, a proposito di foresta, il verde, hai fatto una ricerca molto importante, hai chiamato il tuo luogo appunto X-Office Roma all'Eur. Jungle Office. Mm-hmm. Chiudiamo con una frase su questa tua passione per il verde, per il green, che poi è sostenibilità. Ma io non sapevo questa cosa, ma la mia vita ha sempre parlato di green, sempre parlato di verde, sempre parlato soprattutto della foresta, della giungla, perché come appassionato d'arte, tutte le opere che, non tutte, ma la stragrande maggioranza, parlano della giungla.
da Mimmo Rotella, Schifano, a Burri, cioè sempre ecco, di giungla. Ecco il feel green, non feel rouge in questo caso, feel bear. Per cui collegato al verde, all'ecologia, alla green economy, adesso va molto, certo. Ad esempio adesso stiamo lavorando con un'azienda che ha solo materiali ecocompatibili ed ecologici e fanno il loro propilene con le reti da pesca risultate dall'oceano, ripescate, certo, dall'oceano, e e fanno il polipropilene e lo certificano come eco green. Per cui noi stiamo andando sempre di più verso quel canale, verso quell'area, verso quel filone di prodotti ecocompatibili e sostenibili. E green, certo. E sostenibili. Grazie Mick. Grazie a te Giorgio, è sempre un piacere.